Ciao amici, benvenuti alla 16ª puntata di Magie post quarantena. Quello che vi presento oggi è un effetto nuovo che ho chiamato ricerca di coppia. Per farlo avrete bisogno di uno spettatore e del solito mazzo di carte. Il gioco non sarà solo di tipo automatico, ma anche di tipo touchless, ossia non avrete mai bisogno di toccare il mazzo di carte, ma potrete far fare tutto allo spettatore dandogli solo precise istruzioni. Prendete quindi il mazzo di carte da cui avete già tolto i jolly ed estraete una coppia di carte che sono la donna e il re di cuori. Rappresenteranno la nostra coppia di tetecchi. Dopodiché consegnate tutto il resto del mazzo allo spettatore, che lo mescolerà a piacere, e dovrà scegliere alla fine del miscuglio 7 carte qualsiasi, senza guardarle. Queste rappresenteranno i sospettati di un terribile omicidio. Metterà via tutto il resto del mazzo e mescolerà a piacere queste carte. Mescolate e tagliate, guarderà la carta in cima e sarà per lui il colpevole che dovrà ricordarsi, in questo caso la donna di quadri. A questo punto gli porrete delle domande sull'identità del colpevole e sarà proprio la risposta che lui vi darà a determinare lo spostamento delle carte nel mazzo. La prima domanda che gli fate è: la tua carta, la carta del colpevole, è rossa o nera? Nell'esempio risponderà rossa, dovrà mettere una carta sul tavolo per ogni lettera della risposta R, O, S, S, A e buttare le restanti carte sul mazzo. A questo punto, dato che sapete che è rossa, gli chiederete: ma la tua carta è di cuori? In questo caso risponderà no e voi sillaberete N, O e butterete tutto il resto del mazzo. E infine gli chiederete se la sua carta è figura o punto. Nel caso è una figura, visto che è una donna, e quindi F, I, G, U, R, A e infine le altre carte sopra. A questo punto siamo pronti per l'indagine. Dopo che la carta sia rimescolata tra gli altri sospettati, ponete in cima al mazzo la donna di cuori, anzi fatela porre allo spettatore, e il re di cuori in fondo. E anche questa volta dovrà sillabare il nome dei due detetti, cominciando dalla donna di cuori, D-O-N-N-A, tutto sopra, D-I, tutto sopra, Q-U-O-R-I, e infine il re di cuori, R-E-D-I-C-U-O-R-I. E a questo punto apparentemente non è accaduto nulla, perché le carte dei detetti si sono mescolate tra le altre. Questo succede perché in genere le coppie non vanno subito d'accordo, quindi molto meglio spiegate di fare due mazzetti, uno a sinistra e uno a destra, distribuendo così le carte. E vedete che subito le due coppie litigiose non si trovano d'accordo su dove sia il colpevole. Infatti la donna indica il mazzetto di sinistra, mentre il re indica il mazzetto di destra. Ebbene, basterà per un attimo unire le due coppie, schioccare magicamente le dita e a questo punto si ritroveranno d'accordo, perché avranno catturato una ed una sola carta. Chiedete allo spettatore il nome del colpevole, donna di quadri nell'esempio, e sarà lui stesso a rivelare l'identità della carta catturata. Bene amici, veniamo ora al tutorial di questo gioco. È molto semplice, come vi ho detto, procuratevi la coppia degli investigatori, il re e la donna di cuori, e fate scegliere allo spettatore 7 carte qualsiasi, non ha importanza quale sceglierà, potrà mescolarle liberamente e una volta mescolate, eventualmente tagliate, guarderà la carta in cima al mazzo e si dovrà ricordare il valore, il segno di questa carta, l'identità della carta. In questo caso si ricorderà asso di fiori, la riporrà in cima e inizierete a fargli delle domande. La prima domanda che gli farete è se la carta è rossa o nera. In questo caso risponderà nera e quindi metterà giù N, E, R, A, 4 carte e butterà tutte le altre sopra. Se vi ha detto che è nera, a questo punto gli chiederete se è di fiori e vi risponderà in questo caso sì, S, I. E infine gli chiederete se è una carta a punto o figura. Le figure ovviamente sono fante, donna, re, in questo caso era un asso, quindi punto, P-U-N-T-O. Butterà ancora le rimanenti carte sopra. Siete ora pronti perché gli farete mettere in cima al mazzo la donna di cuori, sotto il re di cuori e sillabare i loro nomi, cominciando dalla donna, D-O-N-N-A, D,
C-U-O-R-I. E infine il Re di Cuori, R-E-D-I-C-U-O-R-I. Ricordate di farlo in tre fasi e non Re di Cuori tutto in una volta. Fatto questo, fategli distendere le carte sul tavolo e osservare che apparentemente non è successo nulla. Fate quindi dividere in due mazzetti le carte e fategli notare che non sono ancora d'accordo perché la donna si è sistemata in un mazzetto mentre il re in un altro. Ma unendo il mazzetto di sinistra sopra il mazzetto di destra, se farete risventagliare le carte, vedrete che si sono messi d'accordo perché hanno catturato una e una sola carta. Fatevi dire il nome della carta, in questo caso Asso di Fiori, e fate voltare dallo spettatore stesso la carta dimostrando che è stata catturata. Bene, spero che anche questo effetto vi sia piaciuto. Come al solito, fate girare il video anche ai vostri amici, chiedetevi se non l'hanno ancora fatto di iscrivervi al canale e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie!